Carlo appena non sembra troppo troppo milanese. Ma questi tre sono già in cura. Questa dimostrazione di affetto che c'è alle sue spalle, ve la aspettavate? Subito così, due ore prima che aprissero la camera ardente c'era già tanta gente. Assolutamente no, anzi pensavamo che in questo sabato di metà agosto Milano fosse ancora vuota, invece sono tantissimi quelli che sono venuti con largo anticipo a salutare Gino, e questo credo che sia un messaggio, un'eredità grossa che ci lascia e che siamo felicissimi di accogliere, perché sappiamo di non essere soli e quindi tutti insieme sicuramente riusciremo a portare avanti l'insegnamento di Gino. Senta, appena dopo l'ultimo articolo che Gino pubblicò è stata presa Kabul e l'Afghanistan vive questa situazione così critica. Ci ha pensato lei a quanto sia stato beffardo il destino a portarselo via proprio adesso? Ci eravamo sentiti il giorno prima proprio parlando di Afghanistan, e sono sicura che tra gli ultimi pensieri ci sia stato proprio l'Afghanistan che Gino amava tanto, che ha vissuto tanto, e l'Afghanistan che amava tanto Gino. Gino sempre dentro di noi, ci sembrava bello venire a salutarlo e un po' di tristezza c'è. Lei è uno tra l'altro dei primi di questa lunga coda che si sta formando. Da dove viene? Dalla Valchiavenna, provincia di Sondrio. Da dove venite? Da Pistoia, Toscana. Un gesto piuttosto semplice, vuol dire lui ha dato tanto al mondo, e quindi anche una responsabilità di continuare a dare quello che lui ha dato, un piccolo, ognuno fa la sua parte, insomma. Con lo spirito di rendere omaggio a un uomo giusto, a uno che ha scelto da che parte stare, dalla parte che ha bisogno e non dalla parte degli interessi, solo questo, un santo laico. Beh, io sono venuto qui a dare l'ultimo saluto a una persona, a un uomo, un cosmopolita, molto onesto e coerente, che credeva fermamente nelle sue idee. Questo è lo spirito che mi ha condotto qui.